Ciao a tutti da Alessandro per il blog Nexus Lab. Oggi vi presento un video piuttosto interessante, un video curioso. Non vogliamo fare un vero e proprio confronto di performance, ma più che altro vedere le piccole differenze, se ce ne stanno, tra i due telefoni con Ice Cream Sandwich 4.0.4. Grazie al recentissimo aggiornamento ufficiale del Nexus S a quest'ultima versione, oggi vi mostriamo appunto il confronto con il fratello maggiore Galaxy Nexus. Naturalmente, come ve lo ripeto, qua abbiamo un dual core, qua invece abbiamo un single core, abbiamo schermi totalmente diversi, architetture piuttosto diverse, seppur entrambi con lo stesso praticamente sistema operativo. Andiamo a sbloccare i terminali. Come potete vedere, abbiamo la schermata di sblocco identica. Andiamo a sbloccare ed eccoci qua. Come potete vedere, abbiamo impostato in tutti e due i lancer di base. Non abbiamo voluto provare lancer alternativi, poiché quelle sono più personalizzazioni che vengono fatte dopo aver installato il sistema. Quindi vi ripeto, lancer alternativi come Apex, come Nova, li potete scaricare voi e valutare voi singolarmente. Una piccola nota: nell'aggiornare il Nexus S abbiamo appunto dovuto disinstallare alcuni lancer vecchi tipo Go Lancer o Pro Lancer, perché andavano in crash o davano fastidio ad Ice Cream. Ok, andiamo a vedere la fluidità del sistema tra l'interfaccia. Come potete vedere, il sistema risulta veloce in entrambi i casi. Leggermente più veloce il Galaxy Nexus dà una sensazione di fluidità più netta, anche se il livello anche del Nexus S è ottimo. Nell'elenco delle applicazioni la struttura è la stessa: abbiamo in alto a destra il Google Play Store, anche qui abbiamo l'animazione più veloce, come potete vedere, nel Lancer del Galaxy Nexus. Anche nei widget vengono aperti più velocemente di qua. Comunque, vi ripeto, abbiamo un'ottima velocità del sistema. Se non avessimo il confronto col Nexus 3, non notereste grandi differenze. Andiamo a vedere inoltre lo stesso sfondo animato su entrambi i telefoni, sfondo animato che si può mettere grazie alla pressione mantenuta sul display, sfondi animati, ok, e andiamo a mettere quello tipico di Android, ovvero il Nexus. Impostiamo lo sfondo e impostiamo lo sfondo. Ecco qua, come potete vedere, il telefono in nessuno dei due casi sembra rallentare, e anche la creazione dei fasci luminosi non comporta problemi per il telefono Nexus 2. Quindi possiamo dire ottimo lavoro da parte di Google, che con questa 4.0.4 finalmente ha risolto tutti i vari problemi di fluidità e di stabilità. Andiamo adesso ad aprire il browser che è identico in tutte e due le versioni. Andiamo a aprire Nexus Lab, qua ce l'abbiamo già aperto. Ok, tastiera anche qui identica, Nexus Lab. Ok, e anche qui andiamo sulla home. Qua c'è partita un attimo la ricerca, scusate. Ok, rendering leggermente più lento, ma anche qui tutto perfetto. Andiamo su un sito un po' più pesante come Yahoo.
andiamo a cercarlo, yahoo.com e yahoo.com. Passeremo nello stesso momento la versione desktop del sito per vedere i caricamenti. Ok. Caricamento leggermente più lungo, leggermente, sostanzialmente più lungo, però scusate, avevamo dimenticato il flash player aperto e attivo nella versione del Nexus S, quindi è normale avere dei caricamenti leggermente più lunghi. Impostazioni, avanzate, ok, su richiesta. Ok, proviamo ad andare su Google a questo punto. Andiamo nella versione classica del sito. Poi potete vedere tutte e due schegge. Andiamo in News. Ok, proviamo a aprire la medesima news in entrambi i telefoni, andiamo in questa della Fiat. Come potete vedere, in questo caso addirittura il Nexus S è più veloce del Galaxy Nexus. Naturalmente i terminali si equivalgono in alcuni aspetti. Entrambi presentano le stesse, per il doppio tap, la stessa funzione. Abbiamo un ottimo pinch to zoom in entrambi. In più, come potete vedere, è il tasto adibito alla ricerca nel Nexus S è rimasto appunto adibito a questa funzione, mentre nel Galaxy Nexus non abbiamo più questo tipo di tasto, ma abbiamo solo i tre tasti della home per andare indietro e per richiamare le applicazioni precedenti aperte. Invece, per andare sulle applicazioni precedentemente aperte sul Nexus S sarà necessario tenere premuto il tasto home, esattamente come facevamo in precedenza. Il meccanismo è lo stesso. Ok. Proviamo ad andare nella fotocamera che troviamo nell'elenco delle applicazioni. Eccola qua. Fotocamera. Anche qui abbiamo le medesime funzioni. Come potete vedere, non abbiamo il fuoco a selezione come nel Galaxy Nexus. Impostazione che però si può aggiungere tra tutte le impostazioni di base che troviamo anche su entrambi i telefoni. Un'altra cosa, un'altra differenza che ci ha fatto notare oggi è il fatto che il Face Unlock, o lo sblocca col sorriso in italiano, non è presente nel Nexus S. Infatti, se andiamo in impostazioni di sistema, sicurezza, ok, blocco schermo, come potete vedere non c'è. Questo è dovuto al fatto che la fotocamera anteriore del Nexus S non ha una risoluzione abbastanza buona. Vi faccio vedere come questa funzione è presente invece
nel Galaxy Nexus, sicurezza, blocco schermo, eccoci qua, sblocco col sorriso. Per il resto, cosa dire, il lavoro di Google è stato ottimo, ci ha fatto attendere tanto, sinceramente ci ha fatto attendere forse troppo per l'arrivo di questo 4.0.4 sul Nexus S, ma il lavoro è stato veramente buono. Il telefono sembra ringiovanito tantissimo, le prestazioni confrontate con il Galaxy Nexus, togliendo fuori la parte relativa al display eccetera, che quelle naturalmente sono migliori sul Nexus nuovo, sono quasi confrontabili, tranne appunto per i giochi, per quello che inficia più RAM e più potenza computazionale. Per quanto riguarda la fluidità, le impostazioni, le applicazioni presenti eccetera, ci troviamo veramente di fronte a un cellulare praticamente nuovo. Funziona benissimo, non abbiamo voluto provare ancora Chrome per farvi vedere proprio il telefono appena installato. Per tutti quelli che stanno aggiornando ad Android 4.0.4 vi ricordo nuovamente di togliere i Lancer, perché danno i vecchi Lancer che avevate su Gingerbread, perché danno molto fastidio, soprattutto al primo avvio dell'applicazione. Un saluto da Alessandro e da Nexus Lab.